Un incrocio pericoloso, quello tra la Via Romana e la Via Romana Vecchia, teatro di incidenti anche con esito mortale per il quale devono essere trovate delle soluzioni. È quello che chiedono gli abitanti di Chiesa Nuova, frazione di Chiesino Ossanese. Al traffico molto intenso, la strada collega il casello autostradale con Pescia, ci hanno spiegato i residenti, si aggiunge poi la presenza di camion parcheggiati in malo modo lungo la strada, anche in prossimità dell'incrocio. Ecco, io non so da dove dovrei passare, ci sarebbe un incrocio, però io ecco non capisco da dove dovrei passare di qui, capito? Ci sarebbe un incrocio anche, però questi tutti i giorni così non si sa da dove passare, questo è il problema. Voleremo di qui in avanti. A testimoniare la cosa, oltre ai video girati dai residenti, anche le immagini catturate con Google Street View, il popolare sistema di navigazione che fornisce foto praticamente di tutto il mondo. Negli ultimi anni questo problema si è sicuramente andato sempre peggiorando. Negli ultimi 3-4 anni infatti i camion, come abbiamo visto anche da foto su Facebook, i camion vengono anche parcheggiati parallelamente alla strada principale, quindi la strada provinciale, oltre che parallelamente alla strada via Romana Vecchia, per cui la situazione è veramente disdicevole e a volte appunto molti anche automobilisti hanno fatto incidenti venendo da via Romana Vecchia per immettersi in direzione di Chiesina sulla strada provinciale, ovviamente per scansare, per fare un po' di slalom tra i camion, ci sono stati alcuni incidenti. Noi chiediamo una soluzione, poi il comune e il sindaco dovranno trovare loro la soluzione ideale a far sì che si mantenga la sicurezza stradale di tutti gli utenti della strada. Nel paese di Chiesina è stato fatto anni fa un parcheggio apposito per i camion, quella è una soluzione che potrebbe essere possibile. C'è da dire che qua dietro è stato fatto un piccolo parcheggio per le auto, che però i camion non ci possono entrare. E anzi, diciamo che questo piccolo parcheggio, che è costato 80.000 euro ai chiesinesi, tutt'oggi è occupato dai cassonetti della spazzatura, quindi inutilizzabile anche per le vetture. La soluzione ce la dirà il sindaco, che ha detto che si sta già impegnando per trovarla. Noi siamo 8-10 anni che l'aspettiamo questa soluzione, vediamo se in 8-10 anni sono riusciti a partorire una soluzione concreta.